Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Questo è lo spazio dedicato alla nostra rubrica di chirurgia e medicina estetica, che ho il piacere di condurre insieme al professor Giuseppe Sito. Buonasera professore, ben trovato. Buonasera a tutti voi e chi ci ascolta, allo staff e a lei, gentile Nina. Come va? Tutto bene? Benissimo professore, che bella cravatta che ha scelto oggi per noi. Ormai lo so che la sceglie per noi. Siamo quasi in primavera, no? Quindi bisogna darsi un colpo di vita, io direi, no? Quindi d'altra parte una cravatta strana, guardate ora la tutina del dottor Muti e vediamo che è meglio, insomma, ecco. Beh, dai, perché questa volta, questa settimana ritorniamo a Milano, stiamo facendo un po' il giro delle varie province italiane alla ricerca delle eccellenze italiane nel campo della medicina e della chirurgia estetica. C'è una, come dire, una certa preferenza per il nord e infatti siamo di nuovo a Milano con il dottor Gabriele Muti. Ciao Gabriele. Ciao Beppe, buongiorno a lei Nina. Buonasera. Buonasera dottore. Buonasera. Ho scelto la tutina in nuance con la tua cravatta comunque. No, la mia cravatta è arancione, la tua tutina è rosa confetto, quindi allora, un giorno o l'altro vi farò vedere le mie tutine chirurgiche che sono piene di animaletti tropicali e cose del genere. Una volta una paziente si è addormentata ridendo e si è svegliata ridendo per le mie tutine. Comunque, andiamo al dottor Muti, che è uno specialista in chirurgia ricostruttiva, plastica ed estetica, anche lui fortemente prestato alla medicina estetica, e oggi ci parlerà per l'appunto di una differenza importantissima, di una caratteristica importantissima che riguarda sia la medicina sia la chirurgia estetica. In particolare io aggiungo che è il sogno di molte ragazzine. Di che cosa sto parlando? Di rinoplastica. Allora, che cosa significa oggi, Gabriele, rimodellamento del naso? Beh, direi che sicuramente, diciamo, nel giorno d'oggi, dove tante pazienti vivono di selfie, cioè diciamo una comunicazione personale molto avanzata, il presentarsi bene sicuramente aiuta. E il naso rappresenta comunque una parte centrale del nostro volto, che quando lo vediamo di fronte, comunque camuffa tanti piccoli difetti che può avere, ma sul profilo per alcune pazienti diventa spesso un problema serio. Quindi rinoplastica e rinofiller finiscono per fondersi in questo desiderio di tanti pazienti di vedersi meglio e di sentirsi meglio e sentirsi a proprio agio, cioè potersi girare tranquillamente senza pensare che qualcuno guardi il suo profilo del naso, poter fare la foto senza problemi e cose del genere. E sicuramente al giorno d'oggi rappresenta quindi veramente una figura centrale dei trattamenti che vengono fatti. Trattamenti che, come sappiamo, possono essere, giustamente come hai anticipato tu, chirurgici e non chirurgici. Quindi nella vista globale, anche se in questo momento siamo un po' tutti nascosti dalle mascherine, nel nostro personale io un pensiero al nostro naso lo facciamo sempre. Un pensiero al nostro naso mi sembra una cosa semplicistica. Quali sono i drammi, quali sono i problemi che si celano dietro una richiesta di rinoplastica estetica? Ma sicuramente, come dicevamo, a parte magari il fatto che qualche volta può essere collegata a problemi veramente funzionali, quindi di difficoltà di respirazione del paziente, che possono essere tranquillamente trattati in contemporanea alla chirurgia esterna del naso, quindi a quella che rappresenta l'estetica stessa. Come dicevamo, è fondamentale l'aspetto psicologico. L'aspetto psicologico rappresenta, come per tutti gli eventi della chirurgia estetica, come della medicina estetica, spesso rappresenta un punto focale del movimento, del tentativo del paziente di correggere i suoi difetti. Quindi cercare di avere il risultato migliore possibile perché si possa vedere meglio, ma soprattutto sentire meglio dal punto di vista psicologico. Quindi diventa un bel supporto. E poi comunque fa sempre piacere anche agli altri avere a che fare
con una gradevolezza dello sguardo, una gradevolezza del viso, una gradevolezza del profilo stesso, che rende ovviamente una persona molto più, diciamo, rende alla persona maggior facilità di relazione nei confronti degli altri. Quindi questi aspetti giocano come sempre in tutto quello che è estetico e parzialmente anche funzionale. Quindi spesso la rinoplastica estetica viene aggiunta alla parte funzionale proprio per coronare un piccolo sogno da parte del paziente di vedersi meglio. Ma quindi noi stiamo parlando di una rinoplastica che non è mai funzionale. Quando uno ha il setto storto, il naso storto, non lo possiamo aggiustare con questa nuova e rivoluzionaria tecnica, o no? Allora, diciamo che il rinofiller, quindi diciamo, il trattamento di medicina estetica che riguarda il naso, agisce solamente sulla correzione dei volumi esterni del naso, quindi non ci corregge ovviamente la parte funzionale, che solamente attraverso la chirurgia può essere corretta. Però sicuramente ci consente di dare dei risultati gradevoli, quindi siccome noi agiamo fondamentalmente su due parti del naso con la medicina estetica, e qui vediamo per esempio un caso di pre e post. Agiamo su quella che può essere una piccola gobbettina e sul fatto che la punta del naso tende a scivolare verso il basso. Quindi possiamo agire sul dorso del naso tranquillamente con delle piccole infiltrazioni di acido ialuronico, così come sulla punta del naso, magari associandoci sempre sulla punta del naso anche delle piccole quantità di tossina botulinica che favoriscono la rotazione della punta, come vediamo in questa immagine, verso l'alto, quindi rendendo più gradevole un profilo che parte inizialmente già carino, ma che può essere sicuramente perfettibile. Ho portato per esempio un secondo caso invece in cui diventa un'estremizzazione, ecco qua, un'estremizzazione di quella che è la rinofiller. Cioè abbiamo un naso veramente con una gobba importante, con una punta veramente che scivola molto verso il basso e che la medicina estetica ci può consentire solamente di migliorare parzialmente. Questo perché se noi andassimo a riempire completamente per camuffare la gobba quella parte di minus che abbiamo a livello dell'altezza degli occhi, andremo ad avere un naso completamente dritto che parte dalla fronte. Cosa francamente poco simpatica e poco gradevole. Quindi è meglio piuttosto in casi del genere fare delle correzioni piccole, apparentemente piccole, ma che portano a ingentilire i difetti del naso, che non trasformarlo completamente. E comunque pazienti del genere, come quella di prima e come quella di adesso, si trovano francamente soddisfatte perché effettivamente vedono sul loro profilo un miglioramento che non avrebbero mai pensato che in 5-10 minuti di trattamento avrebbero potuto ottenere. Certo, questo è il grossissimo vantaggio della medicina estetica. Il paziente entra in ambulatorio e dopo un quarto d'ora, 20 minuti, esce già con un risultato importante, valido, gradevole e che soprattutto il paziente non ha un decorso post-trattamento come invece avviene per la chirurgia, proprio per la rinoplastica stessa. Dicendo troppe cose, mi bruci una domanda: perché il rinofiller quindi piace tanto ai pazienti? Qual è il motivo? Cioè, Bravissimo, i fai bene a conti, qual è sottolinearlo proprio. il Quindi, nel senso, la semplicità e la facilità con cui si arriva al risultato, che è una semplicità e felicità apparente, nel senso che perché in verità bisogna essere comunque dei medici o chirurghi esperti, sapere quello che si sta facendo, perché non è così semplice come sembra, ma sicuramente al paziente appare un trattamento che effettivamente cambia parecchio il suo aspetto e cambia parecchio il suo sentirsi meglio e nei confronti della vita e delle persone che stanno attorno. Tante volte, come ho portato anche un terzo caso che è simpatico, il rinofiller interviene anche nella correzione di alcuni difetti, che se riusciamo a mandare anche la foto, può essere, eccola qua, abbiamo una bella deviazione del naso. Un paziente che ha avuto un importante trauma, una deviazione del naso, ha paura a fare una rinoplastica e allora gli si può proporre qualche cosa, quindi correggere parzialmente quello che è il suo difetto, quindi andare a intervenire sulla parte di
di deficit, quindi di mancanza di tessuto, volumizzandola quel leggermente sufficiente per migliorare la qualità del viso, per migliorare anche la qualità del naso. Consideriamo che le strutture anatomiche noi non le tocchiamo, quindi ossa e cartilagini le lasciamo al loro posto, però con un po' di acido ialuronico riusciamo sicuramente a rendere questo naso più gentile, più gradevole e soprattutto più rettilineo come il paziente vorrebbe. Quindi il paziente trova in parte soddisfazione con un risultato buono, con un miglioramento buono, non un miglioramento assoluto perché comunque il rinofiller ha i suoi limiti, come ogni tecnica che noi utilizziamo in medicina o in chirurgia, ma che ci dà sicuramente delle soddisfazioni importanti. Gabriele, tu a un tuo figlio faresti una rinoplastica chirurgica o un rinofiller? Questa è una bella domanda. Diciamo che secondo me dipende dal difetto. E quindi a seconda del tipo di difetto, uno, secondo me per piccoli difetti sicuramente il rinofiller rappresenta quasi un gold standard. Cioè nel senso il paziente viene nel tuo ambulatorio, fa la sua seduta, come dicevamo un quarto d'ora, 20 minuti, ed esce trasformato e migliorato. Una rinoplastica, come sappiamo, prevede un post-operatorio, quindi una decina di giorni con un gessetto sul dorso del naso, qualche chimosi, qualche gonfiore, quindi un percorso sicuramente un po' impegnativo, che però vale sicuramente la pena per certe deformità o alterazioni che francamente attraverso la medicina estetica si riescono a correggere solo parzialmente. Devo dire che dipende anche da come uno si vede in prospettiva futura, per cui magari il fatto che già uno abbia dei problemi funzionali ti porta più facilmente a fare magari una rinoplastica, il fatto che uno voglia avere un risultato definitivo e non pensarci più sicuramente ti porta a una rinoplastica. Per esempio nei due casi successivi di rinoplastica che ho portato vediamo due pazienti di profilo, la prima che presenta una gibbosità e una punta del naso che scivola molto verso il basso, trova sicuramente un miglioramento nel posizionamento della punta, nella proporzione di quella che è il naso, considerando che una rinoplastica, a differenza della rinofiller, non è un qualcosa che si aggiunge per forza, ma possiamo togliere anche del tessuto. Quindi, diciamo, su nasi grossi, importanti, la rinofiller aumenta ancora di più il volume, e questo è sicuramente un limite. La rinoplastica invece agisce togliendo quel volume che c'è in eccesso, come in questo caso può essere il dorso del naso. O se vediamo la paziente successiva, vediamo anche il miglioramento della qualità della punta, del posizionamento della punta del naso, che torna a essere in una posizione molto più gentile e corretta, molto più proporzionata anche e rispetto alle labbra, e quindi diciamo ingentilisce molto il volto della paziente. Quindi secondo me questa è una proporzione, ma se vediamo l'ultimo caso che vi ho portato magari, che diventa effettivamente un caso estremo, un paziente che ha veramente una gibbosità importante, un naso veramente dantesco, e sicuramente in questo caso una rinoplastica rappresenta in assoluto l'unico modo per poter ottenere un miglioramento. La vediamo sia dal punto di vista frontale, in cui correggiamo quelle asimmetrie che sono della punta del naso, ma soprattutto lateralmente andiamo a togliere tutto quel materiale della gibbosità che c'è in più del dorso del naso che solamente con la chirurgia possiamo ottenere, insomma. Ma meno male, io temevo che tu rispondessi a mio figlio farei una rinoplastica medica o chirurgica a seconda se somiglia a me o alla mamma, quindi fortunatamente... Beh, insomma, questo sarebbe fortunato capace. Che somigliasse a me, insomma, certo. A te bisognava fare una rinoplastica chirurgica super totale. Forse dovrebbe mettere qualche capello in più, insomma, però ognuno ha i suoi limiti. Per esempio, la gente che ci hai mostrato ha perso i capelli tra una cosa e l'altra, insomma. La seconda, se non sbaglio. Senti, ma che cosa in più la rinoplastica e quali sono i motivi economici che possono spingere verso l'una e verso l'altra? Ma poi ancora ti faccio una raffica di domande: quanto dura l'effetto di un rinofiller? Allora, diciamo che cos'ha in più la rinoplastica? Ovviamente la durata nel tempo del risultato. Quindi tu fai una rinoplastica e per i prossimi
25-30 anni hai un risultato che è definitivo, 40 anni, insomma, il tempo della vita del paziente. È vero che l'invecchiamento agisce comunque anche sui tessuti del naso, ma sicuramente non lo stravolge più come magari poteva essere poco carino all'inizio. La possibilità ovviamente di agire su delle alterazioni e deformità che sono veramente molto importanti e l'associazione con la parte funzionale, quindi la deviazione del setto, l'ipertrofia dei turbinati. Nel momento che sei lì che fai una correzione del setto e dei turbinati, che serve proprio per migliorare la respirazione del paziente, la presenza di una deformità del naso può essere l'occasione giusta per correggerla, andando incontro semplicemente a un unico periodo di post-operatorio e quindi alla risoluzione unica di tutti i problemi funzionali ed estetici. E questo dal punto di vista, diciamo, di quel che ci può dare in più la chirurgia. Dal punto di vista di costi, ovviamente abbiamo una differenza di costi notevole e importante. Considerando comunque che un effetto di un rinofiller può durare tranquillamente tra i 10 e i 12 mesi, quindi dura veramente, veramente a lungo, per arrivare alla spesa di una rinoplastica dovrebbero passare una decina di anni di trattamento. E quindi, fatto su questo conto, uno potrebbe anche pensare, piano piano vado avanti a correggere il mio naso con il rinofiller, oppure passo direttamente alla chirurgia. E non ci penso più per tutta la vita, quindi una differenza di costi c'è che alcune volte diventa un limite per i pazienti. Insomma, capiamo anche che ognuno ovviamente ha possibilità diverse, in questo caso la rinoplastica estetica rappresenta un costo abbastanza importante. Sicuramente il rinofiller è avvantaggiato, come dicevamo, dalla durata, quindi una durata comunque di 8-10 mesi, un anno di un rinofiller rende, diciamo, appetibile il trattamento. Quindi il paziente che a quel punto deve semplicemente recarsi una volta sola all'anno presso un ambulatorio di un medico specializzato, che quindi in un quarto d'ora, 20 minuti fa il suo trattamento, rende il rinofiller comunque una correzione molto molto interessante, insomma. Bene, per chiudere Gabriele, un messaggio. Qual è il messaggio che riservi per la trasmissione di oggi sul Rhinofiller? Diciamo che è un messaggio generale per tutti quelli che sono i trattamenti di medicina e chirurgia estetica. Come sai, io faccio il segretario nazionale di una società di chirurgia plastica e quello che noi chiediamo ai pazienti è sempre di stare attenti ai medici con cui arriviamo in contatto. Quindi rivolgersi alle società di chirurgia plastica o rivolgersi alle società di medicina estetica, apposta per capire quali sono i professionisti che sono indicati e ci possono dare dei buoni risultati. Va bene, grazie, grazie a chi ci ha ascoltato, grazie allo staff di Eccellenze Italiane e grazie al dottor Gabriele Muti che opera e lavora in Milano. Grazie a tutti Vi voi e ringrazio, la parola a grazie a tutti. Nina per la chiusura. Professor Sito, sono io che ringrazio lei. Io finora l'ho sempre definita un uomo elegante, continuo a definirla un uomo elegante, ma oggi ho scoperto anche il suo lato simpatico. Devo dire che oltre ad essere stata molto interessante questa puntata, è stata anche molto divertente. La ringrazio, professore. Ci vediamo alla prossima. Grazie, grazie a voi tutti. Arrivederci a tutti. Arrivederci, dottor Muti. Arrivederci, è stato un piacere essere con voi. Anche per noi, dottore, e grazie a tutti i nostri telespettatori per averci seguito fino a questo momento. Vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona continuazione di serata.